Buonasera, bentrovate. Io sono Vincenzo Tamarindo, sono funzionario dell'Ambasciata d'Italia a Bucarest. Questo è il nostro terzo appuntamento di incontri con gli autori. Sono molto contento di poter salutare la professoressa Stefania Auci e la ringrazio per aver accettato l'invito. Buonasera, buonasera. E saluto la dottoressa Giuliana Arena, che dialogherà con la nostra autrice questa sera e alla quale passo immediatamente la parola, così entriamo nel vivo dell'azione, con l'auspicio che presto potremo fare questi incontri di persona e non solo via DTC. Grazie mille e magari ci vediamo alla fine per qualche battuta conclusiva. A dopo. Perfetto, grazie Vincenzo. Dunque, grazie Stefania per essere qui, sono davvero contentissima. Come ti dicevo, ho ricevuto un po' di domande dai ragazzi della scuola media di Bucarest, che molti hanno letto i tuoi libri e quindi insomma avevano tante curiosità o anche considerazioni. Dunque, le prime domande riguardano un po' come è nata l'idea, cioè Miai della seconda media, che mi chiede come è nata l'idea del libro e si chiede se non sia stato anche per rendere omaggio alla tua terra, la Sicilia, che spesso viene identificata solo con la mafia. Esatto, domanda molto, molto accurata, molto attenta e ringrazio il ragazzo che l'ha fatta. L'idea, io l'ho detto tante volte, è nata da uno spunto del tutto casuale. Ormai lontano 2015 stavo discutendo di un differente progetto editoriale. Ed è venuta fuori un po' l'idea di fare una saga familiare, una storia di famiglia. Io ricordo che la persona a cui me l'ha detto, io un po' l'ho preso in giro, ho detto: "Ma no, sei pazzo, non farò mai niente del genere". Però invece la situazione è andata avanti, tant'è che adesso siamo qui a parlare di questa storia grandissima, sia dal punto di vista proprio fisico, delle dimensioni dei libri, che dal punto di vista della portata emotiva. C'è da dire che scrivere questa storia è stato anche abbastanza complesso, è stato lungo perché mi ha preso diversi anni, sia per gli approfondimenti proprio che per la stesura propriamente detta. Ed è stato bello soprattutto poter raccontare una storia che aveva poco o nulla a che fare con quello che è il tipo di narrazione che spesso contraddistingue la Sicilia, che è proprio la narrazione della mafia, del malaffare, della delinquenza. Non che non ci siano, perché purtroppo ci sono, lo sappiamo, però è utile dimostrare come la Sicilia non sia soltanto questo, come la Sicilia sia anche cultura, ricchezza, sia stata anche in passato innovazione, protagonista attiva della vita commerciale del Mediterraneo e di tutta l'Italia meridionale. Certo, infatti sì, sei riuscita proprio nell'intento. Chi non conosce la Sicilia, davvero leggendo i tuoi libri ha voglia di correre in Sicilia, e chi già la conosce ritrova davvero tutto lo splendore di questa terra. Ecco, a proposito appunto del lavoro proprio di scrittura, anche qui ci sono diverse domande. C'è Michele che chiede se hai tratto ispirazione da altri libri, come per esempio Il Gattopardo, quindi altri libri che hanno un po' questa ambientazione come periodo. E poi ci sono alcune domande proprio sul lavoro di scrittura, quindi come chiede Miriam, hai trovato l'equilibrio tra ricerca storica, storia e diciamo fantasia, che avrai sicuramente anche usato, Sì. e poi che cosa significa raccontare la storia attraverso il racconto di storie, quindi di storie anche individuali, ecco. Questo lo chiede Miriam, li cito perché magari fa piacere ai ragazzi sentirsi Certo, attivi. assolutamente.
Infatti, saluto, ciao Miriam, ciao l'altro ragazzo che non ricordo come si chiama. Esatto, ciao Michele. Allora, ragazzi e tutti, l'equilibrio è alla fine un'attività che si ottiene per tentativi ed errori. Non è che è venuto subito fuori così all'inizio, nella prima stesura, anzi c'era molta più storia e molta più economia rispetto all'aspetto familiare, che poi è diventato l'aspetto saliente che ha conquistato gran parte dei lettori, perché all'inizio non riuscivo a trovare il giusto mezzo tra le parti. Poi piano piano questo giusto mezzo è venuto fuori, sono riuscita ad individuarlo, non è stato semplice, anzi è stato abbastanza faticoso, perché ho dovuto riscrivere diverse parti del romanzo, diverse porzioni, quindi c'è stato anche un lavoro di ricerca che è diventato non soltanto un lavoro di ricerca sulla storia, ma anche un lavoro di ricerca sullo stile, per rendere la scrittura molto più leggera, anche molto più fluida, proprio per evitare che diventasse il solito romanzo storico pesantissimo, un po' palloso, che insomma non è facile da leggere, non rende l'idea, non trasmette bene l'idea di un determinato tipo di società e di clima che si respira in quel periodo. E qui veniamo appunto alla domanda di Michele. In realtà, sì, il Gattopardo, ma soprattutto i viceré di De Roberto. I viceré, Michele aveva citato anche i viceré. Sì. Sono in realtà i due romanzi fondamentali. Quando si scrive della Sicilia dell'Ottocento non si può prescindere da questi due romanzi. E aggiungo io, sono forse più omnicomprensivi nella descrizione di un certo tipo di società rispetto per esempio a quelli di Verga, perché Verga si fissa un po' tipo cannocchiale soltanto su un punto, e che è quello che gli interessa maggiormente, che è la politica dei vinti, il disagio economico, le difficoltà sociali. Sia Tomasi di Lampedusa che De Roberto invece hanno un respiro molto più basso, e questo respiro è dato dal fatto che loro per primi riescono e cercano di individuare che cosa ha portato, perché sono successi determinati eventi storici, per quale motivo alcuni eventi hanno avuto determinati tipi di conseguenze. Questo in Berga è assente. Noi troviamo proprio anche gli effetti della politica e dell'unificazione, li troviamo in maniera molto chiara, molto palese, sia in Tomasi di Lampedusa che in De Roberto. Ecco, quindi ripeto, scrivere della Sicilia di quel periodo significa tenere conto di questi mostri sacri. Se poi vogliamo parlare di libri tout court che mi hanno guidato nell'idea di una storia di famiglia, sicuramente c'è La casa degli spiriti di Isabella Allende, che rappresenta secondo me il prototipo, il modello qui. Le saghe familiari. Esatto, chiunque scrive di famiglia deve aspirare. Ah, è molto bello, infatti trovo veramente straordinario che i tuoi libri abbiano avuto successo, stiano avendo successo tanto, tanto anche all'estero. Questo è bellissimo perché nei tuoi libri c'è tanta storia della Sicilia e c'è anche tanta storia d'Italia, però evidentemente la formula della saga familiare del romanzo riesce a coinvolgere e quindi a far conoscere anche all'estero la nostra storia, la storia della Sicilia e dell'Italia. Quindi è veramente il punto perfetto di equilibrio, evidentemente hai trovato tra la storia e diciamo il racconto, il romanzo. Ecco, poi Matteo chiede se hai conosciuto personalmente qualcuno della famiglia Florio. Allora sì, ho conosciuto una delle ultime discendenti di Franca e di Ignazio, che era donna Costanza Afan de Rivera, cognome così lunghissimo perché apparteneva ad una famiglia nobiliare romana, perché Giulia, che sarebbe l'ultimogenita di Franca Ignazio, sposa appunto Achille Afan de Rivera, questo
nobile romano. In realtà tutte e due le figlie di Franca e Ignazio, le uniche due sopravvissute, sposano dei nobili che gravitano nell'ambito dell'aristocrazia romana. E Costanza Van de Rivere è morta l'anno scorso, una malattia con cui lei ha combattuto in maniera, devo dire, molto coraggiosa. Ed è stata l'unica vera titolare del ricordo di questa famiglia e della grandezza di questa famiglia, fino a che ha cercato di ricordare, di parlare della storia della sua famiglia, tant'è che lei stessa ha scritto la storia dei suoi genitori in un testo che si chiama L'ultima leonessa, e che parla di Giulia e del marito di Giulia, che sono stati nominati giusti delle nazioni proprio perché durante la Seconda Guerra Mondiale diedero aiuto e soccorso a famiglie di ebrei romani nascondendoli all'interno del loro palazzo. Quindi persone che sapevano perfettamente che tipo di rischio stavano correndo e che non hanno avuto il timore di mettersi in gioco per primi per poter aiutare chi era sicuramente in una condizione di difficoltà. Ecco, tutto questo per dire che purtroppo non esistono persone che portano il nome della famiglia, non esistono eredi di sangue che possono effettivamente avere questo tipo di eredità. E in un certo senso forse è giusto così, che questo nome così importante termini con gli ultimi eredi, con chi ha visto lo sfarzo e poi ha visto lo sfacelo. Certo, sì, infatti anche il secondo libro è molto bello, sicuramente avrà grande successo anche in Romania, perché si vede proprio questo declino e ci sono dei personaggi davvero unici, fantastici, che ho amato moltissimo. Ecco, sempre restando proprio sul lavoro di scrittura, intanto anche la casa editrice Nemira ha raccolto un po' di domande. Allora, chiedono che cosa ha significato per te scrivere durante la pandemia. Quindi ti è stato, diciamo, di aiuto quasi il lockdown perché hai avuto tempo, o la gestione della famiglia? So che hai dei figli, quindi insomma... Allora, no, mi è servito dopo il primo momento di oh mio Dio che sta succedendo, devo dire che mi è servito, perché la mattina facevo lezione in didattica a distanza e poi riuscivo a concentrarmi e a lavorare meglio a casa. In realtà poi, non avendo tantissimo tempo, cercavo di un po' suddividere i miei momenti di vita. C'erano comunque delle necessità che dovevano essere seguite, il menage casalingo sicuramente, ma c'era anche proprio il bisogno di muoversi. Sono una persona molto, molto attiva, quindi cercavo di ricavarmi personalmente ogni giorno almeno un'ora per poter fare dell'attività fisica, per evitare di uscire dalla pandemia più simile a un barilotto che non a un essere umano. Quindi c'è stato questo aspetto. E devo dire che in quel periodo la scrittura ha avuto un netto balzo in avanti. Per me non è stata una cosa negativa. È vero pure che forse oggi sto un po' avvertendo i postumi di questo isolamento, perché ho notato personalmente che non amo stare più tanto fuori, non amo stare più tanto contatto con gli altri, cioè c'è questa sorta che non vorrei chiamare paura, proprio diffidenza, ecco. Sì, forse anche abitudine a non uscire, aver perso l'abitudine di avere contatti sì. Fa un po' strano, non so quanto riuscirò a recuperare. Io sono sempre stata, insomma, molto, molto socialite, ho sempre avuto molto il contatto con il pubblico, ma devo dire che negli ultimi tempi un po' di fatica la sto facendo. Mi rendo conto che pensare di trascorrere 2 anni come quelli che abbiamo trascorso e non avere nessun tipo di conseguenza, forse era un po' arrogante da parte mia. Però piano piano, anche lì abbiamo superato tante cose, supereremo anche questa. Certo, sì. Infatti, dai, dai, speriamo che tu riesca a venire a Bucarest così. Io spero soprattutto di non avere momenti, perché poi personalmente almeno la cosa che io ogni tanto mi rendo conto di provare è questa sorta di
timore quando si avvicinano molto le persone. E questo è, non l'avevo mai avuto prima del Covid, quindi secondo me è davvero legato a questa idea, a questo bombardamento che ci hanno fatto. Io non so cosa, come si è andato in Romania, ma qui in Italia siamo stati letteralmente bombardati dal tenete il distanziamento, non vi avvicinate, non vi toccate, non disinfettatevi. Cioè, talmente tanto che è veramente a volte timore a relazionarti con l'altro perché non sai che cosa ti succede. Ora devo dire che piano piano questo tipo di effetto sta scemando, è così, quello sì, sta scemando, però subito dopo è stato abbastanza duro. Sì, è stato molto pesante. In Romania, diciamo, il bombardamento più light, ma comunque chi era tra l'Italia e la Romania, di fatto, L'ho insomma, percepito, è stato c'era molto, molto proprio. pesante, sì. Ecco, Miriam chiede poi come si fa a trasformare una passione in un successo letterario? E questa è una bella domanda, no? Perché effettivamente. Un po' la riflessione che faccio sempre io è che quando si parla di lavori, diciamo, creativi, come può essere lo scrittore, ma anche il pittore, il musicista, c'è un po' la tendenza a pensare che la passione e il talento siano tutto. Chiaro che passione e talento servono e sono indispensabili, però c'è anche tanto lavoro, quindi immagino che, insomma, scrivere questi due romanzi ti sia costato anche tanta fatica, sia stato bello, ma un percorso anche faticoso, anche ritmi di scrittura, immagino, piuttosto serrati, insomma, di ricerca prima. Allora, ti e vi rispondo con una frase di uno spot pubblicitario che dice più o meno la potenza è nulla senza controllo. La stessa cosa succede per il talento o comunque per la capacità che uno in misura variabile può avere. Il talento è nulla se non hai disciplina. Quindi molta, molta fatica, molto rigore, molta attenzione, molta puntualità nel cercare di lavorare sul testo per tirare fuori quello che serve. Non dobbiamo dimenticare mai che tu puoi avere tutta la passione del mondo, puoi avere tutto il talento del mondo, ma se non ci metti un impegno forte, se non accetti le obiezioni che ti vengono poste, quindi le modifiche del testo che ti vengono poste, soprattutto se non hai, perché no, ammettiamolo, quel pizzico di fortuna che ti fa capitare il tuo libro, il tuo disco, la tua opera nelle mani giuste al momento giusto, concludi poco. Io non posso negare che ci sia stato da parte mia un grandissimo impegno, ma ci sono decine di persone che io conosco che si impegnano come più di me. E non hanno avuto questo stesso tipo di successo. Quindi dico veramente, io ringrazio i miei lettori, però mi rendo conto da sola che c'è quel quid in più che io e nessuno di noi può governare. Sono grata a Dio, all'universo per quello che è arrivato, ma è così, non voglio disconoscere le mie capacità, non voglio disconoscere il mio impegno, ma questo ingrediente segreto c'è. Certo, una serie di elementi che. Ecco, poi invece c'è qualche domanda più, qualche riflessione fatta da Rebecca e Matilde in particolare. Loro dicono, della storia dei Florio mi ha colpito il loro coraggio, la tenacia, la positività e la speranza con cui soprattutto all'inizio hanno guardato al loro futuro. E dicono, oggi per noi giovani tutto ciò è più difficile. E anche Matilde dice, capisco da questa storia che non c'è bisogno per fare cose grandiose, definisce nella vita, di avere tutto prima, ma che ci vogliono idee chiare, un ideale da raggiungere. Ecco, però c'è un po' l'idea che per i ragazzi di oggi sia più difficile partire da zero, perché i Florian sono partiti davvero da niente. E costruire qualcosa di grandioso, per usare le parole di Matilde. Cioè, loro dicono, anche lei ha notato questo, cioè che per noi giovani oggi è molto più difficile che non per i Florio, allora, nell'Ottocento. Allora, Rebecca e Matilde, dobbiamo capirci su che cosa intendiamo come zero.
Noi guardiamo allo zero come risorse, come patrimonio, come beni con cui iniziare un qualunque tipo di attività lavorativa, un servizio, un'impresa, allora sì, è vero, avete ragione, c'è sicuramente, state vivendo in un periodo che non è molto favorevole, perché oggettivamente è difficile iniziare a fare attività di impresa, soprattutto se sei giovane, se sei inesperto e se non hai nessuno che ti copre le spalle. Ma se lo zero è la cultura, allora le cose cambiano. Perché per grazia divina nessuno di noi è totalmente zero. Tutti noi abbiamo degli strumenti culturali che ci vengono posti a disposizione, la conoscenza delle lingue, la conoscenza dell'arte, della storia, le nostre capacità di relazione, il nostro valore come persone, che ci permette ovviamente di entrare in gioco in un mondo in cui alla fine quello che conta più ancora del patrimonio è il modo in cui tu questo patrimonio lo puoi amministrare. E questi patrimoni tu li puoi amministrare proprio grazie alle tue capacità, grazie al tuo talento, grazie a quello che sai e grazie a quello che sai fare. Nel linguaggio scolatichese si dice in base alle tue, le tue conoscenze e le tue competenze. Io preferisco parlare più che altro di bagaglio di esperienze che tu acquisisci a scuola, che tu acquisisci fuori dalla scuola, all'interno della tua famiglia, con i viaggi, con tutto quello con cui tu ti confronti. Per me l'istruzione, e quando parlo di istruzione parlo di 360 gradi, non parlo soltanto di libri di scuola, ma parlo dei viaggi che si possono fare, parlo delle relazioni che si possono intessere. Ecco, per me l'istruzione è una cassaforte che non ti può essere mai tolta, che non ti può essere mai derubata. E se riesci a fare un buon uso del denaro che è custodito in questa cassaforte, ti posso assicurare che i risultati arrivano. Questo è un messaggio molto bello. Appunto, diciamolo che tu insegni anche a scuola e trovo veramente bellissimo che tu sia rimasta, nonostante questo grandissimo successo, sia rimasta a scuola, è molto bello e mi sembra importante questo messaggio, cioè il fatto che alla fine l'istruzione è la vera ricchezza che possiamo avere e alla fine poi può essere anche il vero motore dello sviluppo economico, dello sviluppo sociale e civile, insomma. Quindi l'istruzione è importante, la scuola è davvero la base di tutto. Tornando proprio alla Sicilia, Luca chiede che cosa hanno dato i Florio a Palermo e che cosa è oggi questa città, cos'è rimasto a Palermo dello spirito che tu hai descritto nei tuoi romanzi? Allora, in realtà non è rimasto granché, anzi è rimasto molto poco, perché la città, soprattutto dopo il secondo dopoguerra, ha vissuto una fase molto complicata di ricostruzione che di fatto si è trasformata in un'ulteriore distruzione rispetto a quello che era stata già ottenuto dalle bombe americane, dalle bombe alleate durante il 1943. Palermo è stata violentata, devastata, rovinata anche da politiche, da malaffare che le hanno strappato via quella bellezza che ancora miracolosamente riusciva a resistere. Adesso ci si rende conto di quanto terribile è stato lo scempio condotto, per esempio, nei confronti delle grandi ville Liberty o anche in generale dei palazzi storici, che sono stati spesso oggetto di vere e proprie spoliazioni violentissime, spoliazioni che poi hanno portato anche alla loro distruzione. La Palermo di Florio, sin dall'inizio, quindi dal 1830 in realtà, fino al 1908, è stata una Palermo, se non ricca, benestante, perché
non c'erano in realtà solamente Flori, c'era proprio un sistema culturale e economico che gravitava attorno a loro, ma che non si escludeva, non cessava con loro. C'erano anche altre famiglie, anche se di origine non siciliana, c'erano gli Ops, c'erano i Whitaker, che movimentavano ricchezza, movimentavano e creavano cultura, facevano attività economica e importavano ed esportavano cultura. Quindi quella Palermo era una città vitale, molto attenta anche a quelle che erano le pulsioni, le suggestioni che venivano dal resto d'Europa. Non lo dimenticherò mai, non mi stancherò mai di ripeterlo, i modelli economici erano quelli inglesi, i modelli della moda, del buon vivere erano quelli francesi, ci si relazionava direttamente con le più importanti famiglie aristocratiche di tutta Europa, e non soltanto i Florio, ma tutta l'aristocrazia. Ma l'aristocrazia era comunque una parte piccola, una parte ristretta, le cui attività avevano una refluenza in realtà molto molto piccola sulla popolazione, sulla totalità della popolazione. Quindi quando il sistema economico dell'isola va in crisi, quando cominciano a perdere colpi le imprese, ripeto, non soltanto dei Florio, ma in generale un po' anche delle altre compagnie, ebbene automaticamente anche il resto della società siciliana si inabissa, inizia e si intensifica il processo di emigrazione, soprattutto verso gli Stati Uniti, verso le Americhe in generale. E quindi la Sicilia si svuota, si depaupera, e come accade tutt'oggi, perché questo accade, sono le persone migliori che vanno lontano, vanno fuori, vanno a spendere quelle che sono le proprie doti, le proprie capacità, le proprie risorse al di fuori di un contesto che invece non è in grado di sfruttarle. Quello che, ripeto, sta succedendo non soltanto peraltro in Sicilia, ma un po' in tutta Italia, la famosa fuga dei cervelli, sta succedendo perché il nostro Stato non è in grado di offrire delle valide alternative a chi fa formazione, studia, si arricchisce all'interno dell'Italia, della nostra nazione, perché poi non riesce a spendere questo tipo di patrimonio culturale, questo patrimonio immateriale. Perché? Perché non ci sono le infrastrutture, non ci sono le capacità, non c'è chi può offrire abbastanza. Questo io lo trovo che sia una cosa estremamente triste. Sì, è un vero peccato. Effettivamente si avverte proprio questa malinconia, no? Leggendo il secondo libro, Il Berro dei Leoni, si avverte proprio questa malinconia di un patrimonio, un contesto straordinario che a un certo punto finisce ed è veramente triste. E infine ci sono alcune domande dei lettori romeni di Nemira, che appunto adesso hanno letto solo il primo, ma che aspettano il secondo volume. Arriva. Intanto chiedono, beh, Samantha ancora della scuola chiede se scriverai un terzo libro sui Florio, e poi i lettori della community della casa editrice chiedono se ti occuperai di altre personalità della storia siciliana e in generale quali sono un po' i tuoi piani di scrittura per il futuro. Allora, sono domande in realtà molto collegate. Samantha, no, abbiamo chiuso, abbiamo finito, io e Flavio ci siamo salutati, è stato un piacere. Sicuramente non con questo ramo della famiglia, non ho intenzione di avere più, di raccontare più la loro storia, anche perché al di là delle battute, cioè la storia si è esaurita, è finita, sono morti tutti proprio. Raccontare altre parti della Sicilia, sicuramente racconterò ancora della Sicilia. Cosa, non lo so, c'è un qualcosa che è in gestazione, che sta prendendo lentamente e faticosamente forma, però con molta calma. Bene, dai, quindi Intanto i lettori rumeni presto avranno il secondo volume, quindi devono soltanto pazientare un pochino. Infatti, che tra l'altro avrà un grandissimo successo perché è bellissimo, arriva fino al primo dopoguerra e l'ho trovato anche quello davvero
Bellissimo. E, senti, volevo farti invece un'ultima domanda, questa volta una domanda mia così. Qual è il tuo personaggio preferito? Per me è difficile scegliere, però qualche idea ce l'ho. Però. Allora, io ho amato moltissimo scrivere nel primo volume di Vincenzo, per una serie di motivi mi è molto caro e per un'altra serie di motivi mi è altrettanto, anzi, se non più caro, suo figlio, il senatore Ignazio, che si trova nella prima parte del secondo volume, che per me rappresenta forse la personalità più particolare, attenta e straordinaria che questa famiglia possa aver avuto. Io trovo che il senatore Ignazio sia stato uno che abbia dato veramente tutto a questa famiglia. Sì, è vero, effettivamente è una figura molto complessa e molto, molto bella. Quindi sicuramente anche il secondo volume avrà un grandissimo successo in Romania e ormai manca poco. Quindi io spero davvero di vederti, di incontrarti. Magari, guarda, lo spero anch'io. Dai, Magari sarebbe davvero bello. Io tra l'altro adesso ci sono a Milano. Io adesso sono a Milano in realtà, ma ritornerò a Bucarest a brevissimo e dai, speriamo davvero di poterci incontrare, di poter parlare un po', entrando magari più nel merito del secondo volume, visto che allora l'avranno già letto, divorato, anche in rumeno. E quindi ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata. Non so se grazie a voi. Vincenzo o Gabriela sono, eccolo. Eccomi, riemergo dalle tenebre per ringraziare entrambe, anche per il ritmo incalzante che avete dato alla conversazione. E bello che gli studenti dell'Aldo Moro e il pubblico di Nemira abbiano potuto in qualche modo, no? Essere partecipi, grazie a Giuliana. Volevo condividere con voi un paio di pensieri. Innanzitutto speriamo di avere Stefania in Romania quanto prima. Ripeto, speriamo bene. Ecco, prossimamente volevo ecco, fare un cenno sempre prendendo spunto da quello che diceva Stefania, alla potenza del romanzo storico, ma in generale, e più in generale di tutte le forme di espressione artistica. Quanto sono in grado di evocare con poco una dimensione storica, temporale, ma anche culturale, politica, ci restituiscono un po', no? Anche il senso, come dire, la percezione della vita quotidiana, una conoscenza che richiederebbe infinite letture saggistiche e insomma, accademiche. Invece il romanzo arriva con una immediatezza e una vividezza veramente impressionanti. E la seconda riflessione che volevo fare prende sempre le mosse da quello che ha detto Stefania prima sul successo, che spesso dipende dal caso e dalla fortuna più di quanto non vogliamo ammettere, magari. Che se la guardiamo, diciamo, se guardiamo il rovescio della medaglia, è anche da un lato fare piazza pulita del mito del self-made man o self-made woman, cioè anche meno, diciamo, con i dovuti ecco, riadattamenti, ma dall'altro rivaluta anche lo sconfitto, se volete, cioè lo sconfitto non è necessariamente uno che non ce la fa perché non è in grado, ma magari insomma non ha avuto il caso dalla sua, e non è poco nella nostra società che ci porta all'ipercompetitività su tutti i fronti, penso sia una cosa che valga la pena di evidenziare. Bisogna stare scialli, no, ne sono convinta di questo. Bisogna stare rilassati e dirsi sempre che comunque uno deve dare sempre il massimo, il meglio di sé, ma rendersi conto che non, anzi, noi abbiamo ad essere molto, ma molto, ma molto ottimisti, abbiamo il 49% del nostro destino nelle nostre mani, il restante 51% è appunto nelle mani del destino, quindi noi non abbiamo potere su quello. Bene, allora se non ci sono altri commenti, io vi ringrazio molto e ci diamo appuntamento. Grazie. Volevo ringraziare sia l'Istituto Italiano di Cultura che la mia editrice. Grazie, thank you so much.
Davvero, è molto bello il lavoro che avete portato avanti per fare conoscere questo libro e vi ringrazio profondamente, davvero. Thank you. Bene, grazie mille e noi ci vediamo al prossimo appuntamento del ciclo di incontri con gli autori. Grazie Buonasera, Stefania e ciao, grazie grazie. Vincenzo. Grazie Giuliana, grazie. Grazie.